avete visto dal titolo della sigla, oggi parliamo di risolviamo un esercizio d'esame, un tema d'esame riguardante ancora una volta gli spazi vettoriali euclidei relativamente ai vettori. In particolare, non perdetevi questo video perché all'interno facciamo anche un ripasso della riduzione a scalini, cioè delle mosse di Gauss per risolvere i sistemi. Troveremo, ci verrà fuori un sistema lineare omogeneo. Quindi andiamo subito a leggere il testo e poi risolviamo il seguente tema d'esame. Andiamo dunque a leggere il seguente tema d'esame. Si considerino i vettori u con 1 avente coordinate 1, 1, 1, 1, u con 2 avente coordinate meno 3, 1, 1, 1 e u con 3 avente coordinate 0, 1, 1, meno 2 dello spazio vettoriale euclideo R4, dotato di prodotto scalare standard, prodotto scalare canonico, rispetto alla base canonica B, avente vettori e con 1 e con 2 e con 3 e con 4. Dopo aver verificato che tali vettori sono a due ortogonali, determinare le componenti del vettore u con 4, avente norma pari a radice di 2, formante un angolo acuto con il versore e con 2 della base B, e tale che la base B', avente vettori u con 1, u con 2, u con 3 o con 4, sia una base ortogonale di R4. Determinare inoltre una base per il sottospazio V' di R4, sottospazio ortogonale al vettore V' pari a U con 1 più U con 2. Risolviamo il tema d'esame. Allora, iniziamo a rispondere alle prime domande dell'esercizio che diciamo è abbastanza porta via un pochino di tempo. Qui ci danno i vettori dello spazio vettoriale euclideo R4, U con 1 avente coordinate 1, 1, 1, 1, U con 2 avente coordinate meno 3, 1, 1, 1 e U con 3 avente coordinate 0, 1, 1, meno 2. Naturalmente dobbiamo determinare il quarto vettore, no? U con 4, che evidentemente non conosciamo, però il testo ci dà alcuni dati. Ci dà alcune informazioni. U con 4, intanto, se non lo conosciamo, gli possiamo dare le generiche coordinate x, y, z e t, no? Ci dicono, intanto, la prima domanda che ci viene fatta è verificare che questi vettori siano ortogonali a 2 a 2. Allora, per quanto riguarda i tre vettori ortogonali a 2 a 2, dobbiamo fare semplicemente quello che dobbiamo andare a fare è il prodotto scalare tra i rispettivi vettori. Quindi dobbiamo andare a fare U con 1, prodotto scalare fra U con 1 e U con 2, U con 1 scalare con 2 e verificare che venga 0, affinché in questo caso si possa dire che U con 1 è ortogonale a U con 2. Poi il prodotto scalare U con 1, U con 3 e anche questo prodotto scalare ci deve venire nullo, vediamo quanto verrà. E poi naturalmente il prodotto scalare U con 2, U con 3. Questo è quello che dobbiamo andare a fare. Dopodiché, naturalmente dovrà risultare che anche con 4 debba essere ortogonale agli altri tre rispettivi vettori. Quindi dobbiamo impostare nuovamente che il prodotto scalare fra U con 4 e U con 1, fra U con 4 e U con 2 e fra U con 4 e U con 3 venga 0. Cominciamo da appunto verificare che questi vettori U con 1, U con 2, U con 3 siano effettivamente a 2 a 2 ortogonali. Ripeto, per farlo basta fare, cominciamo col prodotto scalare fra U con 1 e U con 2. U con 1 scalare con 2 vuol dire fare il prodotto di 1 per, meno 1 per meno 3 che è meno 3, più 1 per 1 che fa 1, più 1 per 1 che fa 1, più 1 per 1 che fa 1. Come vedete viene 1 più 1 più 1 che fa 3 meno 3, questo prodotto scalare fra U con 1 e U con 2 è effettivamente nullo. Ecco, U con 1 U con 3 dobbiamo fare, vabbè, 1 per 0, 0, più 1 per 1, 1, più 1 per 1 fa 1, più 1 per meno 2 che fa meno 2. E allora di nuovo 0 più 1 più 1 fa 0 più 2, 2, meno 2, 0. Infine, il prodotto scalare fra U con 2 e U con 3, meno 3 per 0, 0, più 1 per 1 che fa 1, più 1 per 1 che fa 1, nuovamente più 1 per meno 2 che fa meno 2, vedete che 0 più 1 più 1 è un 0 più 2. 0 più 2 è 2, 2 meno 2, anche questo 0. Allora U con 1 e U con 1, i vettori sono a 2 e 2 effettivamente ortogonali. Affinché anche U con 4 risulti essere ortogonale rispettivamente ai vettori U con 1, U con 2 e con 3, deve risultare che il prodotto scalare fra U con 4 e U con 1 sia 0, il prodotto scalare fra U con 4 e U con 2 sia 0, il prodotto scalare fra U con 4 e U con 3 sia nullo. Quindi in pratica è un sistema che dobbiamo impostare perché abbiamo U con 4 scalare U con 1, X per 1, X, più Y per 1, Y, più
per 1 z più t per 1 t. Naturalmente tutto questo deve essere 0 perché appunto u con 4 deve essere ortogonale, perpendicolare a u con 1. U con 4 scala u con 2, dobbiamo fare x per meno 3 e un meno 3x. Y per più 1 fa un più y, z per più 1 fa più z, t per 1 t. Naturalmente anche questo prodotto scalare deve essere 0 perché u con 4 deve essere ortogonale a u con 2. Infine, u con 4 ortogonale ad u con 3. Quindi andiamo a scrivere. In questo caso x per 0, 0, abbiamo un y per 1, y, quindi qua mettiamo 0 per y, lo mettiamo, poi naturalmente, pure non lo mettiamo, tanto 0 per x è 0, inutile metterlo, y per 1, y, più z per 1, z, t per meno 2 e un meno 2t. Ecco qua che otteniamo quindi un sistema lineare omogeneo in tre equazioni, in quattro incognite, ovvero dalle tre equazioni che andiamo a leggere, ripeto, x più y più z più t uguale 0, meno 3x più y più z più t uguale 0 e y più z meno 2t uguale 0. Come vedete, è un sistema di tre equazioni, quindi m uguale 3, nelle incognite n che sono x, y, z, t, pari a 4. Chiaramente, dobbiamo risolvere questo sistema lineare omogeneo. Per farlo possiamo muoverci in varie maniere. Io direi che ho scelto questo esercizio proprio perché è presente questo sistema. Direi di utilizzare ad esempio qualche le mosse di Gauss, quindi facciamo una riduzione della matrice associata al sistema lineare omogeneo, quindi prendiamo la matrice dei coefficienti, prendiamo i coefficienti, li mettiamo in matrice e andiamo a fare qualche riduzione in modo tale da semplificarci il nostro sistema. Allora, quindi noi dobbiamo determinare evidentemente le componenti, le coordinate del vettore u con 4, dobbiamo passare per la risoluzione di questo sistema lineare omogeneo a cui è associato una matrice che possiamo indicare con la lettera A, dove riportiamo per riga i coefficienti di 1, 1, 1, 1, meno 3, 1, 1, 1, 0, 1, 1, meno 2. Operiamo alcune proprietà riguardanti le matrici, quindi applichiamo cosiddette le mosse di Gauss. Direi subito che possiamo operare un cambiamento della la seconda riga, sì? Quindi A con 2 la modifichiamo facendo A con 2 meno A con 1. Che significa? Vuol dire che, allora, intanto la terza la riscriviamo 0, 1, 1, meno 2. Ora, vuol dire moltiplicare per meno 1, lo possiamo fare per una proprietà banale delle matrici, gli elementi della prima riga, e quindi rimangono anche questi invariati. Ce lo facciamo a mente: meno 1 per 1 fa meno 1, meno 1 meno 3 fa meno 4, meno 1 per 1 fa meno 1, meno 1 più 1 fa 0, così come anche qui meno 1 per 1 fa meno 1 più 1 0, meno 1 per più 1 fa meno 1 più 1 0. A questo punto modifico gli elementi della seconda riga, facendo semplicemente moltiplicando gli elementi della seconda riga per meno 1 quarto. Quindi meno un quarto di A con 2. E quindi abbiamo che la nostra matrice è equivalente ancora una volta alla seguente matrice 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, meno 2. A questo punto vediamo di modificare, voglio modificare gli elementi della prima riga, andando a fare A con 1 meno A con 2, cioè semplicemente moltiplicando gli elementi della seconda riga, che poi è uno solo perché gli altri sono 0, moltiplicando gli elementi della seconda riga per ancora una volta il coefficiente meno 1. Quindi andiamo a farlo sopra. Quindi ancora una volta gli elementi della terza li riscriviamo così, ovvero 0, 1, 1, meno 2, in quanto, ripeto, non sono per adesso chiamati in causa. Visto che moltiplico per meno 1 gli elementi della seconda riga, riscrivo la seconda riga in tonsa, in variabile, questa 1, 0, 0, 0. Quello che cambia è naturalmente sono gli elementi della prima riga, perché devo fare meno 1 per 1 fa meno 1 più 1, 0. Poi però meno 1 per 0 fa 0 più 1, 1, meno 1 per 0 fa 0 più 1, 1, meno 1 per 0 fa 0 più 1, 1. Bene, ora potrei modificare, scambiare la prima con la seconda riga, non lo faccio, ma la potrei fare. E a questo punto mi concentro sugli elementi della prima e della terza riga e vado a
modificare gli elementi ancora della prima riga. Quindi metto qui A con 1 che lo modifico e faccio A con 1 meno A con 3. Cioè che vuol dire? Vuol dire moltiplicare per meno 1 gli elementi della terza riga. Allora vuol dire che intanto 1, 0, 0, 0 che sono gli elementi della seconda rimangono invariati e non li toccherò più perché ormai siamo arrivati a quello che volevamo, cioè x uguale 0, lo vedete qua, se passiamo al relativo al parallelo sistema. Se moltiplichiamo per meno 1 gli elementi della terza riga, rimangono invariati gli elementi della terza riga, quindi 0, 1, 1, meno 2. Vuol dire a questo punto moltiplico per meno 1 0, meno 1 fa 0 0, più 0 fa 0, si stanno modificando gli elementi della prima riga, come ho scritto qui, meno 1 per 1 fa meno 1 più 1 0, meno 1 per 1 fa meno 1 più 1 0, meno 1 per meno 2 fa 2 più 1 3. A questo punto modifico ancora gli elementi della prima riga, moltiplicando la prima riga per un terzo, quindi ancora avrò che moltiplicando per un terzo gli elementi della prima riga che diventano 0, 0, 0, 1, quelli della seconda ancora una volta che sono sempre gli stessi, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e ancora riscriviamo 0, 1, 1, meno 2. Infine si possono modificare gli elementi della terza, la quarta non c'è chiaramente, della terza riga andando a fare A con 3 direi più 2. A con 1, cioè moltiplicare per 2, per il coefficiente 2, gli elementi della prima, ovvero, andiamo a scrivere quello che succede è che se moltiplico per 2 gli elementi della prima riga, la prima riga non cambia, quindi rimane 0, 0, il segreto è quello, ovviamente le righe con più zeri non vanno toccate, chiaramente, no? 1, 0, 0, 0, gli elementi della seconda rimangono invariati, moltiplicando per 2, 2 per 0, 0, 0, 0. Oh, 2 per 0, 0 più 1, 1, 2 per 0, 0 più 1, 1, attenzione che 2 per 1, 2, meno 2, 0. E allora sono arrivato alla mia riduzione massima che posso ottenere da questa matrice associata al sistema, e quindi ho che il mio sistema è equivalente al seguente sistema, cioè t uguale a 0, x uguale a 0, y più z uguale a 0, ovvero a questo punto posso dire che x è uguale a t è uguale a 0, ponendo ad esempio z uguale a meno y e ponendo y uguale ad esempio, non so, a lambda appartenente reale, lambda h, k, quello che volete voi, t, insomma, t no perché t è già un'incognita, abbiamo che il sistema ammette evidentemente infinito numero di soluzioni, le infinite soluzioni sono rappresentate dalle quaterne, eccole qui, x uguale a 0, lambda, perché y è lambda, evidentemente se z è uguale a meno y, z sarà pari a meno lambda, t è 0. Ci interessano quelle che hanno norma pari a radice di 2, perché il testo ci dice che il vettore u con 4, le componenti, no? Parla di una norma pari a radice di 2, cosa vuol dire? Basta calcolare evidentemente di questo vettore generico, perché questo è un vettore generico, 0 lambda meno lambda 0, che chiamiamo naturalmente sempre, possiamo chiamare u con 4, no? U con 4, la norma di questo u con 4, chi sarà? Beh, sarà la radice quadrata di che cosa? Di 0 al quadrato più lambda al quadrato più meno lambda al quadrato che fa lambda al quadrato più 0 al quadrato, uguale radice di 2. Oh, elevando al quadrato da una parte all'altra, otteniamo la seguente equazione, 2 lambda al quadrato uguale 2. Cioè otteniamo che lambda al quadrato è uguale a 1, ossia lambda con 1, 2 è uguale a più o meno 1. Quale prendiamo di 2? Beh, c'è un altro dato, ci dice che il nostro ci dice che il vettore u con 4, oltre ad avere norma pari alla radice di 2, ha forma un angolo acuto con il versore con 2. Ricordo che il versore con 2 è 0, 1, 0, 0. Allora vuol dire che in questo caso il prodotto scalare è un prodotto scalare positivo e allora per essere un prodotto scalare positivo, visto che deve risultare in pratica che u con 4 scalare con 2 deve valere un valore positivo. Affinché valga positivo, visto che u con 4 può essere 0, 1, affinché sia positivo, prendiamo evidentemente il lambda che sia pari evidentemente ad 1. Quindi scartiamo
chiaramente il lambda, se scartiamo il lambda pari a meno 1, cioè praticamente visto che i due vettori, perché sono due vettori, no? Per lambda uguale evidentemente avremo che i vettori sono u con 4 pari a, per lambda uguale a meno 1 avremo che, lo riscriviamo ancora, abbiamo scritto 0 lambda meno lambda 0, queste sono le coordinate generiche del nostro vettore. Ora, evidentemente se lambda è meno 1, abbiamo che 0, meno 1, 1, 0, no? Se lambda invece è 1, il nostro u con 4, primo, o u con 4, intanto ne prenderemo solamente uno dei due, avrà coordinate, se lambda vale 1, questa volta avrà coordinate 0, 1, meno 1, 0. Allora, visto che il vettore u con 4, possiamo cancellare qui evidentemente, forma un angolo acuto con il versore e con 2. Allora, e con 2 lo scriviamo. Coordinate A, beh, abbiamo detto 0, 1, 0, 0. Allora, u con 4, quale dei due potrà essere? Beh, è evidente che dovrà essere per forza quello avente coordinate 0, 1, meno 1, 0. Perché? Beh, perché vedete che se io moltiplico 1, naturalmente qua abbiamo tutti tre zeri, 0 per 0, 0, 1 per 0, 0, 0 per 0, 0, 1 per 1, 1, quindi avremo che in pratica u con 4 scalare e con 2, cioè il loro prodotto scalare, è pari ad 1, positivo, e quindi effettivamente formano un angolo acuto, altrimenti se io mettessi quello, il vettore u con 4, tale che lambda è pari a meno 1, allora avrei un più 1 per meno 1, quindi avrei un prodotto scalare negativo e quindi avrei una formazione di un angolo ottuso fra i due vettori u con 4 e con 2, e non un angolo acuto come invece, contrariamente, ci afferma il testo. Allora, in sostanza, possiamo affermare che u con 4 ha coordinate 0, 1 o meno 1, 0. È evidente, se a questo punto lo possiamo dire, i quattro vettori u con 1, u con 2, u con 3, u con 4 sono ortogonali a 2 a 2 e il vettore u con 4 avrà coordinate 0, 1, meno 1, 0, come volevamo, appunto, quello che volevamo calcolare. Rispondiamo a questo punto all'ultima domanda relativa al sottospazio vettoriale W. Allora, infine ci chiedono di determinare una base del sottospazio W ortogonale al vettore W piccolo, pari a u con 1 più u con 2. Allora, se u con 1 ha coordinate 1, 1, 1, 1 e u con 2 ha coordinate meno 3, 1, 1, 1, è evidente che w, dove w è il punto più piccolo, non w più grande, ho scritto lì un w che sembrerebbe grande, in realtà l'ho fatto per farlo vedere meglio, ma è un w vettore piccolo, non è in sottospazio w, che comunque indicherei senza la freccia, evidentemente. W è pari alla somma delle rispettive coordinate di u con 1 e u con 2, quindi 1 meno 3 e meno 2. 1 più 1, 2, 1 più 1, 2, 1 più 1, 2. Il sottospazio ortogonale, eccolo qua, al nostro sottospazio W è il sottospazio costituito dai vettori, so, W segnati, eccolo qua, di coordinate generiche x, y, z, t, tali che il prodotto scalare tra W e W segnato è nullo. Se W ha coordinate meno 2, 2, 2, 2 e W segnato ha coordinate generiche x, y, z, vuol dire che il loro prodotto scalare sarà dato dalla seguente equazione, meno 2x più 2y più 2z più 2t è uguale a 0, ovvero equivalente a la seguente equazione, che poi è nominata con un sistema lineare omogeneo in un'equazione, tre incognite, quindi rango 1, un'equazione, quattro incognite evidentemente, è chiaro, no? X, Y, Z, T, quindi 4, 1, 3 avrà infinito, avrà tre soluzioni, no? Possiamo già scrivere, mi sembra evidente. Quindi la nostra equazione è equivalente a meno X più Y più Z più T, possiamo naturalmente uguale a 0, quindi se x è pari a y più z più t, ponendo, visto che parliamo di dimensione di questo sottospazio, che è pari evidentemente a 3, visto che sono infinito da 3 le soluzioni, se
La base di questo W ortogonale sarà evidentemente la base di questo W sarà costituita dai vettori che sono le infinite lateral soluzioni di questo di questa equazione, quindi abbiamo che y è pari ad h, z è pari a k, t è pari ancora a lambda, per esempio, otteniamo quindi che le infinite lateral soluzioni sono h più k più lambda, y quindi h, z quindi k, t quindi lambda, eccolo qua. Dividendolo otteniamo uguale h, h, 0, 0 più k, 0, k, 0 più lambda, 0, 0, lambda. Raccogliendo nelle tre parentesi rispettivamente h, k e lambda, otteniamo h che moltiplica 1, 1, 0, 0 più k che moltiplica 1, 0, 1, 0 più lambda che moltiplica 1, 0, 0, 1. Pertanto possiamo dire concludendo che una base del sottospazio W ortogonale al vettore W U con 1 più U con 2, eccola qua. Sarà costituita da, visto che parliamo di una dimensione pari a 3, infinito lateral soluzioni, da tre vettori che hanno coordinate rispettivamente 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Naturalmente potevamo trovare anche altre basi, la base sempre, naturalmente costituita sempre, sarà sempre costituita da tre vettori, ma vettori differenti, naturalmente a seconda del di come calcolavamo, so, z in funzione di x, y, z, e t in funzione di x, y, z, z in funzione di x, y, t, insomma anche con segni meno 1, quindi non è necessario che fosse questa, ma questa è la nostra risposta, questo che l'ho voluto risolvere così, sta a voi evidentemente modificare, ma parliamo di finezze, cose che non hanno importanza, è importante capire i concetti. Avete visto che, chiedo scusa, la risoluzione di questo tema d'esame è anche basata su qualche nozione già precedentemente impartita, ovvero il discorso sulla riduzione delle matrici con mosse di Gauss, applicazioni di proprietà delle matrici e sistemi lineari omogenei, quindi cose che abbiamo già ampiamente trattato. Ci vediamo al prossimo video con un altro esercizio d'esame. Ciao a tutti!